14-7, ragazzi! Dai! Ecco fatto. Questo programma è offerto da... Ma che umidità! L'unica cosa che conosco di umido è la figa. Nico Carminati. Eccoci finalmente in onda. Capito. Prima però vorrei dire che quest'anno non sarò più disposto a morire e tantomeno ad essere volgare. Beh, ok? Beh, giusto, giusto. Aia, brutta ape bastarda del cazzo maledetta infamona sifilitica di merda. Aia, che male. E sono pure allergico alle punture di api. Aspettate che apro il mio kit di sopravvivenza. Ma quale? Eccola qui, l'adrenalina della puff al caffè. No. Ora me la sparo dritta nel cuore, così sono sicuro di portarmi a casa la prima presigla della stagione. Sì, sì. Aspettate che... No, no, nel cuore ho paura. Un po' sì. Me la sparo nelle chiappe. Sì. Vado. Vai. Con una freccia. Ora sto meglio. Vado con la presigla. Prego. Milano, 12 settembre 2016. Madonna. Lo Zoo di 105 è pronto a trasmettere dopo 7 mesi di vacanza. Ma io dico, che cazzo avete fatto in sti mesi? Io ho lavorato. DJ Spine, dall'abbronzatura alla Dracula, sicuramente un cazzo. Marco Dona ha passato le sue vacanze a scrivere su Facebook e a fare foto sui bidoni dell'immondizia. È vero. Alan ha trasmesso da una radio locale. Non sappiamo il nome e non ci interessa. Muori, merda. No, poverino. Poi Pippo Palmieri. Sì. Bello come il sole. Bello. È andato a Stronzos, quest'isola greca piena di sarde. Incredibile, vero? Wender, invece, le vacanze le inizia oggi. Sì. Perché? Perché hanno riaperto gli asili. È vero. Il gran maestro Herbert Ballerina, invece, bello, ha passato le sue ferie a suonare il pianoforte su un'isola deserta. Perché? Perché è scemo. Ivo, invece, essendo di Chieti, sì, da buon meridionale, secondo voi, dove è andato in ferie? A Chieti. Madonna. Sì, ma a Chieti Sud, sul mare. Madonna. Poi, eccolo, sempre vestito merda style. Ma come? Il buon caro vecchio fenicio Fabio Alisei. Pensate che lui ha trascorso la sua vacanza dal costo di 56.000 euro. È vero? Deve essere uno sbaglio. No, no, lo spesi. 56 euro. Ah, in ecco, giro per il Portogallo con tutta la sua famigliola. Bello, pensate che ha noleggiato pure una barca. Sì? Minchia, Alisei, ma non è troppo per te? Vabbè. E poi... Ah, dimenticavo. Luca Alba. Ve lo dico domani, tanto era a casa di mamma e papà in Puglia. Paolo Noise. Uno va in vacanza dopo un anno di lavoro. Sì. E cosa fa? Lui decide di noleggiare la bici da corsa e sfrecciare tra le colline. Madonna. Peccato che il suo culone è fatto per sedersi solo sulla sua smartona. Infatti è caduto spaccandosi la testa e perdendo così la memoria per un'ora. Ma poi, tutto depresso, ha noleggiato una barca e ha voluto superarsi lanciandosi sugli scogli, così da perdere un piede. Per non parlare dei cerchioni della sua macchina che ha spezzato durante una manovra. Beh, dai Paolo Noise, devo dire che tu sei uno che ci sa fare. E per chiudere, lui, Magic Culo. Sì, avete capito bene, balordi. Marco Mazzoni. Io cosa vi avevo detto? Ha passato tutto agosto a Miami, chiuso in radio a trasmettere con un trans e una copia di Paolo Noise cubano. E ora è venuto qui in Italia a spaccare qualche computer. Bravo Mazzoli. Grazie. Come sempre, il numero uno dei babbi. Sì. Detto questo, io farei partire la sigla. Buon ascolto. Pensa, per iniziare bene l'anno, mio padre ieri mi ha detto: sai che tu c'hai proprio la divisa da frocio. Ah sì, esiste? Non lo sapevo. Non lo so. Ma c'ha anche i gradi sul cazzo. Analizziamo dopo. Lo sento nascere. Lo sento crescere. Che buono tuo padre. Sei un culonnello forse. Come un brivido che... Che grande padre. Non puoi comprendere. Rompe le regole. Siamo tornati. Oltre ogni limite. Vi spacchiamo i culi. Non ti molla mai. Non ti molla mai. Non ti molla mai. È troppo tardi ormai. Non ti molla mai. E fa parte di te. E fa parte di te.
è lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato in Italia. Sì. Il programma più ascoltato in Italia. Basta. Il programma più ascoltato in Italia. Record.